del Bayadère nel nostro repertorio è un evento molto, molto importante per il teatro, per la Scala, per i ballerini e anche per me, con la memoria di Rudolf Nureyev, e sono molto contento di avere questa possibilità di rimontare questo balletto anche con l'aiuto di Florence Clerc, che è stata una étoile dell'Opera di Parigi. Abbiamo fatto il lavoro insieme, è veramente un lavoro enorme perché la Bayadère è una produzione grande, bellissima. Importante anche con la storia del balletto, è un grande balletto classico e veramente per il pubblico anche di trovare un mondo magico con costumi, con musica, con numeri di ballerini, con ruoli. Finalmente sarà veramente per l'apertura della stagione un momento da non perdere. Sarà l'occasione anche per la compagnia di dimostrare i nu nuovi ballerini. Abbiamo una generazione molto, molto forte, molto talentuoso e veramente questa Bayadère sarà per l'apertura un segnale di bellezza, di trovare anche per un pubblico nuovi ballerini e tutta una generazione che può veramente ballare questo balletto che è molto molto difficile, è un balletto direi tecnicamente difficile come sono tutte le coreografie di Rudolf Nureyev, ma quella in particolarmente difficile, ma devo dire che ho trovato anche con i ballerini della Scala dei ballerini ideali per questo. Sono anche differenti e siete tutti veramente a un livello eccezionale, anche per l'interpretazione diverse, e questa è la magia del balletto. Dato tanto al balletto che mi ha dato tanto. Perché ritengo che il costume per il balletto è il più difficile in assoluto dei tre temi musicali di teatro. Con la mia tecnica che è di evocazione, non è mai una tecnica di rifacimento, ma è evocazione di grande leggerezza, di grande trasposizione, che lega la scena al costume, naturalmente seguendo una tabella cromatica che mette d'accordo i due elementi nello spazio della scala. In questa Bayadère ho mescolato la tecnica del pittorico con la tecnica del bassorilievo prospettico, che incuriosito anche noi mentre guardavamo, non capivamo quali erano le cose dipinte e le cose semi-plastiche costruite. Ci si avvicinava e si vedeva la differenza fra il bassorilievo prospettico e la pittura su tela o su tulle, insomma su superficie sempre di interesse. Il coreografo è il deus ex machina della costruzione del balletto. Devi assolutamente parlare con lui perché tutti i coreografi vogliono più spazio possibile per il movimento che vuole il ballo. Poi è molto importante il direttore d'orchestra che deve dare dei tempi molto, molto precisi in concomitanza con il coreografo. È un lavoro di équipe come è un lavoro di équipe per la Spinatelli che disegna e per le grandi maestranze della Scala che devono realizzare questi disegni, perché il disegno, se non c'è qualcuno che lo realizza in dimensione scaligera, il mio apporto è inesistente, per cui io ringrazio sempre. Io sono per la scenografia dipinta e per l'illusione degli spazi scenici, per cui io adoro, adoro, adoro chi realizza. Il pubblico sognerà come ho sognato io nel disegnare. È una grande apoteosi di orientalismo, di colore, di movimento. È magia, è pura magia.